Ciao ragazzi, giochiamoci questo PES pronostico della partita di domani sera, quindi Juve-Lione, ricordiamoci che è andata a finire, che se lo sappiamo tutti, purtroppo 1-0 per il Lione, ci hanno complicato davvero tanto la vita e adesso la Juve ha bisogno, ha necessità di vincere con due gol di scarto. Anche perché c'è sempre, purtroppo vedendo giocare questa squadra, c'è sempre la sensazione di poter prendere gol da un momento all'altro. Vedete qua la veduta dallo stadium. E iniziamo subito, iniziamo subito. Ho messo la formazione che mi ha dato PES, praticamente credo che sia la più adatta. Palla dentro subito, cercare Rabiot, toccato, forse calcio d'angolo. Sì, non è riuscito Danilo a tenerlo in gioco, ma fa niente, calcio d'angolo. Batte Dybala, cross in mezzo di Dybala, colpo di testa alta di Ronaldo. Capito, malissimo. Sono addirittura Matuidi. Sarà difficile anche perché non basterà vincere, ma non bisognerà prendere gol. Perlomeno non bisognerà, bisognerà fare in modo, insomma, di vincere con, come ho detto prima, due gol di scarto. E non è facile perché abbiamo visto il Lione con il Paris Saint-Germain in Coppa difendere molto bene Rabiot, come un cavallo pazzo, come ha detto Caressa. Palla verso Cuadrado, fermato ancora Rabiot, recupera un altro pallone, ottimo approccio alla partita di Adrien Rabiot. Danilo, la Juve credo che sia fondamentale staccare il pass per Lisbona. Attenzione, bella azione, Pjanic, no no, che errore. Diciamo che credo che anche che la prima squadra abbia la necessità di staccare il pass per Lisbona, indipendentemente poi dal risultato che poi da Lisbona verrà fuori, perché comunque quel punto lì diventa un torneo talmente strano che, boh, cioè non saprei neanche cosa dire, perché hai una partita dietro l'altra e saranno veramente partite molto strane. Adesso attenzione a Lione, ovviamente. Tanto il tempo passa, siamo già al 24esimo. Altro pallone recuperato da Adrien Rabiot, che sta facendo veramente una gran partita. Palla dentro per Cuadrado. Tra l'altro il gioco mi ha messo dentro Dybala in automatico, ma Dybala è in forte dubbio. Attenzione Rabiot, no! Anche lui davanti al portiere. E questi gol sbagliati possono veramente pesare tantissimo. Lopez per Andersen. Marcelo, Bruno, De Nager, palla che arriva a War, che la alza, Rabiot, Zanardo, non c'è nessuno. Allora di nuovo il Lione che avanza, Cornet, bravissimo, De Ligt per l'arbitro, però ha fatto fallo, ma non lo so. Dubois, palla lunga, Aouar, palla per Dubois, c'è un tiro ribattuto, qua c'è un fischio, perché? Ah, fuorigioco, fuorigioco, infatti stavo dicendo che cosa si era inventato ancora, perché, boh, Szczęsny, proviamo il giro palla con Alessandro, c'è un tocco, rimessa laterale, allora Matuidi, Ronaldo, Ronaldo prova ad andare via, Ronaldo, bella giocata, Ronaldo cross in mezzo, Cuadrado non riesce a far la sponda e la palla finisce per Cornet e Lione sta chiudendo tutti gli spazi. Palla lunga a cercare ancora Ronaldo, Ronaldo ancora non è riuscito a farsi ancora vedere. Cristiano Ronaldo, finisce primo tempo brutto. 3 tiri, 0 in porta, Lione un tiro in porta l'ha fatto anche se è ribattuto. Insomma, vediamo adesso nel secondo tempo di ribaltare un pochettino la situazione. De Nager, Cornet, corre Cuadrado, forse fa anche fallo, tutto regolare. Bruno, Bonucci, Matuidi. Matuidi, Pjanic, lunga a cercare Dybala,
Dybala, bella, bellissima palla di Dybala per Cuadrado, 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 Cuadrado in mezzo. Gol di Ronaldo, 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 Ronaldo. 1-0 Juve. E in questo momento, il risultato vuol dire supplementari, anche se nel gioco avrò difficoltà quanto... Vabbè, cerchiamo di evitare i supplementari perché non saprei come farli nel gioco. E dunque 1-0 che pareggia il gol dell'andata, il gol è di Ronaldo, tanto per cambiare. Bruno, c'è una palla persa, si fionda Rabiot che la mette subito dentro per Cuadrado, la Juve ha preso coraggio, Cuadrado De Schneijer. De Schneijer ancora a recuperare palla, però attenzione a Cuadrado che va a dar fastidio. E Lione che sembra un pochettino meno preciso adesso. Cornet. De Ligt, palla ribattuta, ma ancora Pjanic, attenzione alla Juve che adesso spinge tanto, Pjanic esagera e perde un pallone velenoso, attenzione al contropiede del Lione, Bonucci, Rabiot, lancio lungo a cercare Cuadrado, fermato, Marcelo, manca un gol alla Juve per qualificarsi. Ottima chiusura di Bonucci. Bonucci sbaglia tutto. Marcelo, 77 minuti. Partita bruttissima, orrenda, sinceramente. Bonucci. Prova a muovere il pallone la Juve. Matuidi riesce a darla per Dybala. Dybala, 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 Dybala. Dybala tira! Lopez spara! Ha provato il lampo Paolo Dybala, ha provato un lampo meraviglioso, bravissimo Antonio Lopez a parare la conclusione di Paolo Dybala. E adesso batte Miralem Pjanic il calcio d'angolo, Lopez addirittura senza rinviare, bloccandola. Cuadrado prova a dargli fastidio, ma non passa il pallone. Passa poi in qualche modo De Ligt. Sbaglia un altro pallone, credo che a questo punto la partita stia ormai per finire. Attenzione al Lione che prova l'ultima azione, attenzione che la Juve rischia la beffa, c'è un Pjanic. No, non è stato Pjanic, credo sia stato Bonucci. Adesso Lione è tutta lì, è tutto lì Lione. Tiro, Szczęsny. E finisce qui, ragazzi, io adesso non so come fare perché è finito 1-0, come è andata? E io in questo momento non saprei come fare per proseguire. Non credo che si possa fare rigori. Allora mettiamola così. FIFA pronostico dice che si andrà ai supplementari. Vediamo cosa fare. Inventiamoci qualcosa. Non lo so. Inventiamoci qualcosa perché non credo che si possa scegliere. Eh no, non c'è il calcio di rigore, basta. Quindi facciamo così, giochiamo e facciamo che c'è un tempo dove facciamo il primo tempo, sarà il supplementare in poche parole, sperando di sbloccarlo, altrimenti andremo avanti a fare anche il secondo, anche perché in quel punto se finisce in parità si faranno sì i calci di rigore. Perché ragazzi, veramente non lo so, sono in difficoltà perché questa cosa non era in programma, vabbè, fa niente. Sì, va bene, non è... Sì, non mi interessa. Avanti. Juventus, Lione. Iniziamo subito, speriamo di muoverci. Praticamente valgono come supplementari. A fine primo tempo, se una delle due squadre è in vantaggio, è finita qui. Se invece a fine primo tempo il risultato è di 0-0 si farà il secondo tempo, in caso di parità anche nel secondo tempo si faranno i calci di rigore. Facciamo così, così siamo tutti contenti e almeno abbiamo fatto i supplementari. Ed ecco qua, giochiamocela così, insomma, questi saranno i supplementari. Vediamo, Matuidi. Matuidi, palla lunga. Szczęsny.
Facciamo il golden goal, facciamo prima, dai, facciamo golden goal, chi segna vince. C'è un fallo. Usti, Usti no, gol del Lione, gol del Lione, e Lione dunque per il FIFA pronostico passa al Lione grazie al gol di Traoré. Speriamo di sbagliarci, però questo è. Ciao ragazzi, al prossimo video, ci vediamo stasera per le formazioni.